Torna la festa dell'unità dall'11 al 21 settembre in piazza del Rondolino di Ivrea, una festa che stavolta riunisce tutti, tutta la zona del Canavese passando per il Chivassese, un grande risultato per voi. Sì, dal mese di aprile è stato fondato, diciamo così, aperto il coordinamento del Canavese Chivassese che raggruppa i 16 circoli di questa zona, quindi tutta la parte, diciamo così, delle Porediese, dell'Alto Canavese e del Chivassese, e tra le iniziative che sono state organizzate, oltre a quelle di tipo politico che abbiamo già ovviamente fatto e che faremo ancora in futuro, abbiamo ripreso appunto l'iniziativa della Festa dell'Unità, che quest'anno è la festa del Canavese e Chivassese, quindi tutti i 16 circoli. Festa dell'Unità, il nome ritorna a questo nome in quanto è il nome che è stato ufficialmente deciso dal segretario nazionale per richiamare, diciamo così, una unitarietà delle feste in tutta Italia. È una festa che vedrà come ospiti parlamentari europei, assessori regionali, provinciali, amministratori dei vari comuni, quindi insomma una festa molto partecipata che accoglierà sia temi istituzionali ma anche momenti di svago, intrattenimenti, ma sempre incentrati su temi della politica odierna. Sì, abbiamo cercato di organizzare una festa. Ricordo che il periodo è dall'11 al 21 di settembre, quindi sono 11 giorni praticamente di festa. Tra l'altro è stata organizzata forse in un periodo anche un po' più avanzato per non andare in concomitanza con la festa provinciale di Torino, quindi quando finisce la festa provinciale iniziamo sostanzialmente noi, però abbiamo cercato di impostare una festa che vedesse tutti i giorni qualche iniziativa o di tipo politico o di tipo culturale e ricreativo. Ce ne sono alcune molto importanti perché ci sono degli eventi anche nazionali, cito uno tanto per dire: ci sarà la presentazione di una nuova proposta di legge sulla riforma della SIAE, per esempio, che il primo firmatario è l'onorevole Francesca Bonomo, ci sarà lei che presenterà questa proposta di legge come prima, diciamo, a livello nazionale, quindi è una prima, diciamo, che facciamo qui a Ivrea. Come ci saranno anche tante altre iniziative di carattere regionale, il tema dei trasporti, il tema della sanità, il tema della scuola, in cui parteciperanno ovviamente gli assessori regionali competenti su questo tema. Ricordo la presenza del Presidente della Regione Chiamparino, che verrà qui a Ivrea mi pare il venerdì pomeriggio del 19, e poi ci saranno altri eventi più, diciamo, di carattere locale. Per quanto riguarda la cultura invece è molto ampia, magari ci sarà poi spazio per discutere e raccontare più dettagliatamente il programma, che prevede molti eventi con anche personaggi di carattere nazionale, e poi la parte ovviamente ricreativa della ristorazione, in cui anche qui abbiamo cercato di fare delle novità oltre a un, diciamo così, programma culinario base di tutti i giorni. Diciamo, ogni giorno verrà dedicato a un tema, per esempio il tema dei funghi un giorno, ci sarà il tema del pesce un altro giorno e via dicendo. In più, un'ultima cosa, due serate saranno date e gestite a delle strutture private, proprio per coinvolgere anche gli operatori del settore. Una serata sarà gestita da Ocio, questo nuovo locale di Ivrea che propone gli hamburger, diciamo così, e poi il Panigaccio, che è un altro locale vicino a Ivrea, che ovviamente verrà a preparare il suo classico piatto, che è appunto il Panigaccio. Questo per cercare di differenziare e, diciamo così, fare una festa la più ampia possibile, che vuole essere non solo una festa ma un vero e proprio evento.